Ciao ragazze, quest'oggi vi faccio una decorazione su base rossa e ci servirà uno stuzzicadenti. Allora, cominciamo. È una decorazione velocissima da fare veramente veloce. Lo faccio sempre sul pollice perché ho visto che secondo me è un po' più chiaro. Allora, velocemente stendiamo una French rossa sul nostro dito, prendiamo subito il nostro stecchino e puntandolo più o meno al centro andiamo a tirare lo smalto. Adesso non so se riuscite a vedere, tiro di qui, tiro di là. E tiro giù. Sbeccatelo un po' lo stecchino, eh? Così viene un po' più grossa. Poi sempre con lo stecchino, ma l'altra punta che non avete sbeccato, andate a togliere, più che togliere, a sfumare, ecco, come quando fate con i trucchi. Ecco, questa decorazione qua che è rapidissima, però va fatta immediatamente perché altrimenti lo smalto non riuscite a tirarlo. Vedete che già adesso faccio fatica. Va fatta veloce, trac trac trac, le tre righine e una di qui la sfumatura, anche se non vi viene la sfumatura, vi faccio vedere. Certo, non fatelo con questo dopo, perché sotto avrete sicuramente la base. Se utilizzate questo, lo andrete a togliere. Se andate poi a togliere la sfumatura, viene una cosa così. Ma mi è venuta in mente perché è una cosa rapida. Abbastanza particolare, non ci vuole sta grande fantasia. Una volta poi terminato e che si è asciugato, io avrei pensato di prendere i glitterini dorati. Oddio, questi mi sa che sono asciutti. Vediamo se riusciamo a tirare fuori 2 o 3 glitterini. Forse sì. Ok. E li andiamo a mettere nel punto laddove abbiamo tolto lo smalto. Per dare un po' di risalto alla decorazione. Penso che più semplice di così forse non esiste. È una cosa stupidissima, lo so. Però mi piaceva. Giusto per avere la punta dell'unghia colorata in maniera diversa. È un'idea come tutte le altre. Vi saluto. Ciao ciao, grazie.